Ciao e benvenuta. Oggi ti voglio raccontare in cosa consiste il metodo del reset. Il metodo del reset che ho creato nel 2017 consiste nell'eliminare per un periodo che va dai 7 ai 21 giorni tutti quelli che sono gli alimenti preconfezionati e raffinati, come ad esempio lo zucchero bianco, la farina bianca, e anche tutti quelli che sono gli allergeni principali, come ad esempio il glutine, i latticini e il lievito. E per lievito si intende il lievito di birra. Non è altro che una dieta di eliminazione che aiuta a ridurre drasticamente lo stato infiammatorio del corpo. Perché tutti gli alimenti che si escludono, seppur in modo differente, sono tutti legati ad uno stato di infiammazione cronico di basso grado. Il metodo del reset si basa sull'assunto che il nostro corpo cercherà sempre di tornare al suo stato di equilibrio, se messo nella condizione per farlo. Eliminare quindi per un periodo tutti quegli alimenti che possono fungere da trigger faranno sì che il corpo possa attuare tutti i suoi sistemi di autoguarigione. L'obiettivo principale del metodo del reset è aiutare le persone ad ascoltarsi. Il nostro corpo manda costantemente dei messaggi. Quando non stiamo bene, lui ce lo fa capire. Il problema è che a volte siamo talmente intossicati e consumiamo con così tanta frequenza alimenti ai quali siamo intolleranti o che comunque non sono adatti a noi, che non riusciamo più a cogliere questi messaggi perché abbiamo costantemente dei malesseri con i quali ci abituiamo a convivere. È come se ciascuna di noi fosse convinta di dover avere la propria croce. C'è chi ha il gonfiore addominale, chi ha il mal di testa, chi ha l'insonnia, ma queste cose non sono normali ed è importante prendersene conto. Quindi noi possiamo vivere una vita stando bene con la B maiuscola e il reset ha l'obiettivo di aiutarti a vivere quello stato di benessere ora e nel lungo periodo. Ormai spuntano come funghi, settimane, detox, challenge, addirittura molti utilizzano lo stesso nome del reset. Ethically correct? Non credo, però alla fine ognuno può fare un po' quello che vuole, purtroppo in questo mondo digitale. Però quello che voglio dirti è fai attenzione perché non sempre queste settimane di detox challenge o di reset hanno la stessa finalità del mio metodo del reset. Il metodo del reset nasce per aiutarti a stare bene sul lungo periodo, per creare uno stile di vita. Quindi tutti i benefici che ne trarrai dalla riduzione del gonfiore addominale, dalla regolarizzazione dell'intestino, alla ritenzione che andrà via, la cellulite che diminuirà drasticamente, un sonno più ristoratore, niente dolori prima del ciclo, insomma, tutti questi benefici, se vorrai, potrai averli sul lungo periodo, perché il metodo del reset è un metodo diviso in tre fasi, che ha sì una fase di reset, ma anche una fase di reintroduzione degli alimenti, che è la parte più importante, e poi una fase, una terza fase, che è quella che rappresenta l'alimentazione olistica, la nutrizione olistica, che puoi seguire per tutta la vita. E la cosa fantastica è che la terza fase, quindi l'alimentazione che potrai seguire per tutta la vita, la crei tu imparando ad ascoltare. Se il mio metodo ti ha incuriosita e hai domande, mi raccomando, non esitare a lasciarle nei commenti. E non dimenticarti di iscriverti al canale. Ti aspetto nel prossimo video e ti auguro una meravigliosa giornata.